Mi occupo di teatro, vivo di teatro, so che è sorprendente questa cosa per molti, anche se sono 2 anni che noi non stiamo praticamente lavorando. Questo progetto si chiama Smart Walking Theater, smart è inteso come veloce, leggero, agile, walking, camminando, teatro, quindi un teatro che cammina agilmente. Quest'anno sono partito il 23 agosto dal Gran San Bernardo, confine Valle d'Aosta, Svizzera, e ho fatto, per adesso sono 39 tappe, dovrei arrivare a Roma il 7 di ottobre, quindi 45 tappe a piedi. E dove sono stato ospitato ho fatto la mia conferenza spettacolo Camminare e Pellegrinare. Conferenza da un lato vuol dire che io vado a braccio, spettacolo ci sono alcuni pezzi che ho pensato e scritto durante i miei cammini. Camminare e pellegrinare è un parlare di cammino e di pellegrinaggio è veramente una cosa molto complicata. L'immagine che io ho è di una torta che ha diversi strati di gusti, perché parlare di cammino vuol dire parlare di benessere fisico, benessere psichico, vuol parlare di enogastronomia, incontro di conoscenza del territorio, cammino religioso, cammino storico, un cammino ateo, incontri, fatica, economia, microeconomia e anche filosofia, ad esempio. Noi sappiamo che per alcuni pensatori la vera meditazione del mondo mediterraneo è sul cammino, è camminando. Ci sono i filosofi peripatetici, quelli greci, che facevano lezione camminando, stando all'aperto con i loro allievi. Herman Hesse, grande filosofo, ha prodotto nei 10 anni in cui camminava tutti i giorni, mattina e pomeriggio, la maggior parte delle sue produzioni filosofiche. Rousseau, un altro camminatore filosofo. Quindi il cammino è anche poi fondamentalmente una esperienza individuale. Vi faccio un esempio molto semplice: io vengo da Piacenza, per me le tappe che da Piacenza portano a Fiorenzuola, a Fidenza, che sono di pianura, sono bellissime, perché ogni volta che cammino su questo territorio mi sembra di essere dentro il film Novecento. Chi è della Valle d'Aosta dopo 5 minuti, 10 minuti, un'ora di campo di mais, si sente già imprigionato in una cosa che non è nella sua dimensione. Di tutto questo io ancora adesso non so ancora bene cosa voglio raccontare, perché questa dimensione del racconto di conferenza spettacolo poi arriverà ad avere una struttura finale fissa, ma mi serve camminare, incontrare le persone, raccontare e poi capire dalle reazioni, dalle domande e dall'ascolto quali sono le cose che io voglio dire del camminare e del pellegrinare. Camminare e pellegrinare sono 2 cose completamente diverse per me. Camminare vuol dire fare un weekend, vuol dire muoversi, vuol dire andare, muoversi in uno spazio in un weekend. Pellegrinare vuol dire avere più tempo a disposizione di un weekend. Cosa succede? Quando noi camminiamo, comunque, rimaniamo ancorati a quella che è la nostra vita quotidiana. Abbiamo con noi quello che io chiamo l'essere umano quotidiano, che è una cosa che cammina vicino a noi, un passo indietro forse, e cammina in questo weekend. Quando noi incominciamo invece a camminare più a lungo, quando noi facciamo 5, 6, 7, 8, 10 giorni, l'essere umano quotidiano lentamente rimane un passo indietro, 2 passi indietro, 10 passi indietro, fino a quando a un certo punto noi ci giriamo e l'essere umano quotidiano non c'è più. E noi non ci fermiamo ad aspettarlo. Non andiamo a vedere se si è perso. Noi andiamo avanti. L'essere umano quotidiano è quella cosa che tu vedi alla mattina, alla sera, allo specchio. Vedi una cosa che dici, ma io non sono questo, io sono un'altra cosa, io non sono queste occhiaie, io non sono questi occhi stanchi, io non sono questa faccia gonfia, io sono altro. L'essere umano quotidiano è quella maschera, quell'avatar, quel costume che noi indossiamo tutti i giorni per stare al mondo. E finalmente, quando lui non c'è più, noi incominciamo, e io sono utopistico in questa cosa, incominciamo ad assaporare per la prima volta quella che può essere l'utopia di essere liberi
con se stessi. Essere liberi con se stessi però non vuol dire che va sempre bene, perché non sempre noi sappiamo esattamente chi siamo, e può anche essere che intanto che camminiamo liberi con noi stessi scopriamo che non ci piacciamo, che non ci vogliamo bene, scopriamo che abbiamo dei difetti, e allora intanto che cammini tu combatti con questo essere, con questo tuo essere te stesso. A volte lo abbracci, a volte lo odi, a volte ti arrabbi, a volte ridi con lui. Questo è l'incominciare a pellegrinare. Tu cammini, ti muovi nello spazio, ma sei sempre in fondo con te stesso. Per me questo vuol dire il pellegrinaggio inizia in quel momento. Quando si cammina, uno come me che fa teatro ha trovato anche la possibilità di avere degli spunti per creare delle piccole storie. Questa piccola storia nasce su una tappa in Valle d'Aosta. La dedico a Elisabetta e a Luigi per motivi differenti, che spero possa essere utile a tutti e due. Aosta Châtillon, 32 chilometri, una tappa su e giù mossa, vuol dire che se tu cammini a 4 chilometri all'ora sono 8 ore, se sei fortunato, perché può piovere, può esserci brutto tempo, può esserci un caldo feroce. Luglio, caldo, decido di partire molto presto da Aosta, alle 6 di mattina, piazza Chanou, che è la piazza centrale, non c'è nessuno, c'è un bar aperto. Decido però di non fare colazione, dico faccio colazione più avanti, tra 2 ore, tanto non sono uno che ha bisogno di fare colazione subito, e incomincio a camminare. In Valle d'Aosta, da San Bernardo fino a Carema, che è la prima, il primo comune del Piemonte, c'è un sentiero che è il 103. Questo sentiero è un sentiero che non fa fondovalle, che non è in alto, e a metà valle, diciamo, cammina. La maggior parte del tempo cammini sul lato sinistro scendendo. Questo vuol dire che incomincio a camminare, e incontro dei paesini lungo il cammino, ma sono là sotto, quindi devo fare 1,5 chilometri scendere, 2 chilometri salire, e questo vuol dire 45 minuti. Quindi da 8 ore vado a quasi 9 e arrivo quasi a 36 chilometri. Vado al prossimo, il prossimo è uguale. Vado al prossimo, il prossimo è uguale. E succede quello che succede quando, diciamo, hai la macchina che stai quasi finendo la benzina e non ti fermi questo benzinaio, poi vai all'altro, poi dici all'altro, a un certo punto finisce la benzina, tu ti fermi, e io mi sono trovato alle 3 di pomeriggio che non ho fatto colazione, che non ho fatto pranzo, che sono esposto con il sole che si è spostato a destra, quindi tutto riverso verso di me, con le rocce che rimbalzano il calore, completamente cotto. E lì giuro, ringrazio, non so, o un Dio, o un uccellino, o la natura, o l'uomo che ha fatto cadere un seme di fico vicino al sentiero, e lì c'è una pianta di fichi maturi. Mangio dei fichi, zuccheri, un po' di liquidi, intanto così mi nutro e vado avanti. Allungo la mano per prendere questo fico maturo e vedo la mia mano. Io ho un concetto particolare di pensiero. Questa mano, ogni mano, le nostre mani rappresentano quello che è il nostro lavoro. Ci sono mani morbide, d'artista, mani che hanno calli dove magari devono scrivere a macchina o col computer. Insomma, ogni mano è quello che noi siamo. E mi viene in mente la mano di mio nonno, che faceva l'agricoltore. Io quando ero piccolo andavo da lui in azienda e lui mi prendeva i fichi con questa mano. Una mano forte, robusta, alta, con le dita tozze, nodose, callose, sporche di terra, sempre sporche di terra, anche se si lavava le mani 10 volte al giorno rimaneva sporco di terra. E questa mano e questo fico mi hanno fatto immaginare questa storia, perché vicino a questa pianta di fichi c'è una casa di quelle di sasso che si possono trovare specialmente sull'Appennino, una casa che io chiamo scalamata. Una casa scalamata vuol dire, in dialetto di Seravezza, vuol dire una casa distrutta, abbattuta, mezza rovinata. E ho cominciato a pensare chi poteva abitare in questa casa scalamata. Una famiglia con un padre, una madre, 2 o 3 figli. Una famiglia di agricoltori. Una famiglia di agricoltori, quando fare l'agricoltore era fatica. Perché fare l'agricoltore vuol dire alzarsi alla mattina quando si alzava il sole e smettere di lavorare quando tramontava il sole. Voleva dire stare a lavorare al freddo, al caldo, quando piove. Voleva dire però che tu facevi una vita sensata,
perché il senso di quello che tu facevi lo vedevi subito, perché con quello che tu facevi come agricoltore potevi nutrire la tua famiglia. C'erano le uova delle galline, il latte delle vacche, c'era la carne delle galline, delle pecore, c'erano gli ortaggi, c'erano i frutti delle piante. E quello che tu facevi aiutava la tua famiglia e lo sapevi e lo vedevi, ma aveva un senso ancora più grande, perché tu vivevi a un tempo, a un ritmo che è quello nostro, perché noi anche nel 2021 siamo animali, evoluti animali, però noi viviamo come agricoltori il tempo e il ritmo della natura. Autunno, l'inverno, la primavera, l'estate, ogni stagione da un frutto, da un prodotto e a un ciclo della pianta. E tu sei inserito dentro questo ciclo e vivi il tuo ciclo di animale. Poi, una notte, abbracciato alla moglie intanto che dormiva, una voce sottile gli arriva all'orecchio e gli dice: la fabbrica! La fabbrica! Nel villaggio, quello più importante in fondo alla valle, è arrivata una fabbrica, cercano uomini per lavorare, gli danno uno stipendio, lavori 5 giorni alla settimana, riposi il sabato e la domenica, ti danno anche la tredicesima, e 30 giorni di ferie, quando un agricoltore non ha mai un giorno di ferie, perché le mucche vanno munte tutti i giorni, le uova vanno raccolte tutti i giorni e il mangime va dato tutti i giorni. E così, un po' alla volta, alla fine l'agricoltore si convince e va a lavorare in fabbrica. Siamo a metà settembre. Da noi si dice si fa San Martino, vuol dire che tu raccogli tutte le tue cose, le carichi sui carri della famiglia, e l'agricoltore fa quello, carica tutto, tutti i familiari sono sui carri, ha chiuso le imposte, quelle di legno fatte dal nonno, ha chiuso la porta, quella pesante, fatta con il legno di quercia del bisnonno, e ha in mano la chiave fatta a mano dal bisnonno, chiude la porta della casa, la nasconde sotto un sasso e dice: per quando ritornerò? Ma lui sa già che non ritornerà mai più. Si gira. In quel momento sull'aia polverosa arriva un colpo di vento fortissimo, si crea un turbine, e dentro questo turbine di polvere l'uomo vede il profilo del nonno, del bisnonno, della nonna, della mamma, che lo guardano e gli dicono: ma dove vai? Ma dove stai andando? Tu sei questa cosa qui, le tue radici sono queste, tu vivi in questo mondo. E lui si guarda attorno e loro gli dicono: guarda, tu sei questa pianta di noci che il bisnonno ha piantato perché così il sole d'estate non scalda la casa, ma quando viene inverno e le foglie cadono, il sole finalmente la scalda. Tu sei quella pianta di rose che la nonna ha messo lì nell'angolo di questa casa di pietra per alleggerire e abbellire la casa, e sei anche questa panchina di pietra che il bisnonno ha fatto per farti sedere, per vedere il tramonto e la valle intanto che il sole tramonta. Tu sei questa cosa, non andare. Ma l'uomo si chiude la giacca, alza le spalle, sale sul carro e dice: andiamo in città, ma prima passiamo dai nostri vecchi al cimitero. E così l'uomo alza le radici dal terreno e va a vivere in città. In città però c'è asfalto e cemento, e le radici dell'uomo nell'asfalto e nel cemento non riescono a scendere, non riescono ad attecchire, e così l'uomo un po' alla volta ogni giorno muore dentro, perché un giorno si dimentica il profumo di un fiore, il giorno dopo si dimentica il sapore di un frutto, il giorno dopo si dimentica la porosità della terra che lavorava, si dimentica il cielo azzurro e gli uccelli che volano, e lentamente l'uomo dentro muore. E la vecchia casa, quella che aveva costruito il bisnonno e che il nonno aveva aggiunto una camera, e il padre aveva aggiunto un'altra camera dove dentro c'era una culla in legno dove tutti i figli di quella famiglia avevano dormito da piccoli, beh, quella vecchia casa, un inverno una tegola si è rotta, poi l'inverno dopo un'altra, poi lentamente la pioggia ha incominciato a scendere, a bagnare, a far marcire il legno, e finalmente un inverno la trave centrale completamente marcia è crollata e ha sfondato la casa. Chi adesso la va a vedere? Però può vedere dalla finestra, da una finestra di una stanza,
una culla di legno completamente distrutta dalla trave. Marcia. Fine. Chi vuole fare un applauso lo può fare, eh? Non è che... Bene, qualcuno mi dica quanto tempo è passato perché mi sono già perso. Ok. Queste sono delle follie che nascono nella mia mente quando sto camminando a Châtillon con 32 gradi di pomeriggio, un caldo e senza aver mangiato. Quindi ero dopato quando ho pensato a questa storia. Vi faccio la top 5. L'anno scorso ho fatto questo percorso, sono 45 tappe, a un certo punto quando arrivo qui in zona Montefioscone, sei a 100 chilometri, ne hai già fatti 900 piedi, sei lì quasi con un piede in piazza San Pietro, ti senti già lì, no? E ho cominciato a riflettere che in questi 40 giorni che avevo già fatto, ripetevo molto spesso alcune parole e quindi ho pensato quali erano quelle che ripetevo di più. E ho fatto la top 3, quindi le tre parole più dette. Poi quest'anno, scendendo, ne ho aggiunto una quarta e una settimana fa una quinta. Quindi è interessantissima la top 5 delle parole che io dicevo sulla via Francigena nel 2019-2020, quindi proprio il massimo dell'inutilità. Però le dico, perché hanno un loro valore. Al quinto posto, ma chi me l'ha fatto fare? Ma chi me l'ha fatto fare? È molto pronunciata nelle prime tappe, quando veramente ti pesa lo zaino, ti fa male le gambe, le vesciche, i tendiniti. Però man mano che tu poi entri in forma, questa scompare. La pronunci 5-6 volte alla settimana, comunque, perché dentro una tappa c'è sempre quel momento di crisi che ti fa dire chi me l'ha fatto fare. Al quarto posto, che ho aggiunto proprio pochi giorni fa, riflettendo sulle persone che si incontrano, buongiorno. È strano, tu sei lì che stai camminando in campagna, su una strada bianca, zaino, ci sei solo tu e appare un'altra persona di qua. Lei cammina, tu cammini e questa persona non ti vede. Cammina con uno sguardo, cioè ti sta guardando con la coda dell'occhio, ma cammina come se tu non esistessi. E io gli dico sempre buongiorno. E il moto istantaneo non è di dire subito buongiorno, ma è di sorpresa. Come se uno sconosciuto non potesse dire a un'altra persona sconosciuta buongiorno, cioè io ti auguro di passare una buona giornata e di viverla bene. E questa è una reazione che mi fa sempre molto pensare su come ci siamo ridotti sul punto di vista dei rapporti umani e del pericolo che abbiamo, della paura, della diffidenza che abbiamo dall'estraneo. Al terzo posto, ritornerò, che non suona, chiaramente può suonare come una minaccia, ad esempio l'anno scorso ero ospitato da Elisabetta, ritornerò, spero che non sia suonato come una minaccia, perché, ma ritornerò cos'è? Ritornerò vuol dire che io con un'altra persona che magari ho conosciuto solamente per mezza giornata, ho creato un rapporto che mi fa dire tornerò a trovarti, quindi io creo un patto con te, io torno da te e voglio sentire come stai, voglio parlare con te, ed è quello che bene o male è successo quest'anno, bene o male in tutti i posti dove sono passato mi sono fermato a parlare, un pomeriggio con una signora di 86 anni a Pont San Martin in Valle d'Aosta, mezz'ora a prendere un caffè sull'Appennino vicino a Pontremoli, però io sono ritornato e ho trovato il piacere di parlare con persone con cui ho passato magari mezza giornata, ma avevo un rapporto personale e individuale piacevole. Al secondo posto, una parola che io devo dire, dicevo veramente poco, probabilmente avevo anche una vita triste prima di accorgermene. Al secondo posto, che bello. Che bello a polmone pieno, a stomaco pieno, a emozione totale quando tu scendendo da Radicofani ti giri e vedi che il sole sta illuminando la torre di Radicofani e il cielo dietro è azzurro, tu dici che bello. Oppure intanto che stai camminando su un sentiero dell'Appennino passa 2 decimi di secondo un cerbiatto, un capriolo attraverso il sentiero e tu rimani stupefatto da questa bellezza, da questa eleganza e da questa agilità. Che bello. Ed è una cosa che ti fa piacere dire. E al primo posto, anche lì, una parola che
faccio fatica a dire, perché evidentemente faccio fatica a ricevere, è grazie. Ringraziare qualcuno perché ti ha dato qualcosa. Che bello, ritornerò. Grazie, buongiorno, sono un mantra. Sono un mantra che a furia di dirli e pronunciare queste parole, a me personalmente non hanno fatto altro che migliorare me stesso e ripulire la mia anima. Fine. Massimo? Quanto ancora? Finito. No. Allora finisco un attimo con quello. Posso finire con l'aforisma paraculo? Si può dire paraculo a Civita? Ok. Sì. Okay. Sì, allora, chiudo questo pezzettino con l'aforisma Paragnao e cosa succede? Alla fine di tutto, di solito questo dura, ci sono altre cose, dura un'oretta e un quarto, no? Ad esempio posso parlare di una storia d'amore, posso raccontare la genesi, perché nasce un pellegrino, posso raccontare che essere un pellegrino in questo momento, nel 2021, è un inconsapevole atto anarchico di luddismo 3.0, questa è concettualissima, e posso raccontarvi perché il mondo è a rotonda, è diventato quadrato, però dirò in streaming di sopra, per cui in questo modo oggi mi fermo qui. Ma l'aforisma è questo: stavo ascoltando sul cammino il podcast di uno scrittore e gli chiedono quali sono i tuoi libri preferiti e perché. Lui i libri preferiti li ha glissati, non ne ha parlato, ha detto perché io amo un libro o non lo amo, e lui dice: io, il mio libro preferito per me è quello che mi legge dentro. Allora io ho ragionato un po' su questa cosa, l'ho un po' girata, l'ho un po' modificata, e dico che per me il cammino è la cosa che io preferisco fare, il pellegrinaggio è la cosa che amo fare, perché cammina dentro di me e arriva fino al mio cuore e alla mia anima. Fine. Grazie. Quindi io vengo trasferito di sopra, vado in streaming, se volete streamarvi e vedere me che dico, che continuo a dire delle cose, oppure possono venire su? No, è vietato. Possono venire su? Se c'è un voglio, insomma, vabbè, insomma, io ringrazio, molto gentili per la... Vi ringrazio, molto gentili, grazie.